torniamo a parlare di perdite e rotture alle condutture idriche. E soprattutto torniamo a parlare della conduttura dell'XSS187 di fronte al distributore di carburante di Trappeto. Da circa 2 settimane, una grossa perdita permette la fuoriuscita di chissà quanti metri cubi d'acqua al giorno che vanno perduti per la strada nelle fognature. Non è la prima volta. Sempre nello stesso punto, a distanza di qualche metro, già altre volte si è rotta la conduttura nel giro di pochi mesi. Oggi la perdita è abbastanza preoccupante. Per prima cosa resta lo sdegno e la rabbia dei cittadini nel vedere tutta quest'acqua che si perde per strada quando invece in altri luoghi del mondo manca. Abbiamo raccolto la testimonianza dei residenti che ci hanno mostrato tutta l'umidità e quindi i danni che questa perdita sta causando alle loro abitazioni, perché da circa 6 mesi in questa zona si rompe la tubatura, eppure essendo stata riparata continua a rompersi a distanza di qualche metro e quindi l'acqua scorrendo davanti alle loro case si infiltra nelle mura causando l'umidità. Inoltre, tutta l'acqua che scorre per la strada mette a serio rischio la viabilità e la sicurezza stradale. L'acqua che fuoriesce giunge addirittura all'incrocio con la via Gravina e percorrendo questa strada finisce anche nell'incrocio con la via Fiume. Ci giunge nota che il comune sta provvedendo a mezzo somma urgenza alla riparazione della perdita idrica. Intanto largo alle immagini.